Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi video sui prodotti top e flop della prima parte del 2013, per cui parto subito dai flop, che per fortuna sono pochi, sono solo 4. Il primo di cui vi parlo è questo Kajal della Deborah Milano, il numero 104, il Kajal Nero. Vi avevo già anticipato qualche critica negativa su questo prodotto in video tutorial e in video make up del giorno, proprio perché io utilizzo la matita nera solo come kajal, per cui solo per delineare la rima interna inferiore e superiore dell'occhio, e quindi pretendo il massimo, e in questo caso il massimo non lo ottengo. Mi sono sempre trovata benissimo come kajal con la matita multiplay nera, mi sembra la 01 della Pupa. Era finita e quindi ho approfittato di questo, che avevo acquistato veramente ad un prezzo stracciato all'interno di un kit della Deborah contenente anche il mascara, il 24 ore absolute volume, col quale mi sono trovata invece benissimo. Avevo pagato il kit in offerta da OVS solo 3,90 euro, per cui c'era scappato questo flop praticamente, perché l'ho acquistato mio malgrado, diciamo. Ho deciso di dare una chance a questo prodotto, è più di un mese che lo sto utilizzando, ma sinceramente mi sto trovando malissimo e non vedo l'ora che, non dico che finisca perché sinceramente lo getterò via prima, però insomma appena ne avrò l'occasione voglio riacquistare la multiplay e questo andrà a finire nel cestino. Se voi avete un'esperienza diversa a riguardo fatemela pure sapere, ma io mi trovo male, perché non scrive. Poi un altro flop del 2013 è questa base ristrutturante unghia Seal, trattamento per unghie sottili con fibre di nylon della Marco Viti. Mi era stato consigliato dalla farmacista quando avevo le unghie veramente terribili, che non crescevano, che si saldavano. La dottoressa mi ha consigliato questo prodotto, che praticamente è un trattamento, come vedete, una base semitrasparente che dovrebbe rinforzare e ristrutturare le unghie. Io innanzitutto non ne ho tratto alcun giovamento, nonostante abbia seguito alla lettera le istruzioni. Dovete applicare il prodotto, lasciarlo sulle unghie per una settimana e riapplicarlo a giorni alterni senza rimuoverlo praticamente, a meno che non diate lo smalto e lo vogliate togliere, per cui già così è un casino. Sinceramente io mi sono trovata male già da questo punto di vista. Poi per quello che mi riguarda, io già dopo 2-3 giorni mi accorgo se sulle mie unghie una base ha un effetto ristrutturante meno. Lo so che qualcuno non ci crederà, ma per me è così. E in questo caso non ho avuto alcun giovamento. E in più, cosa molto sgradevole, qua c'è scritto: impercettibili fibre di nylon creano un network lamellare che protegge l'unghia da urti e traumi quotidiani. Loro parlano di impercettibili fibre, ma nel mio caso le fibre si vedevano, io le vedevo. Per cui anche applicando gli smalti si vedeva un reticolato, veramente un network sull'unghia, che era proprio brutto da vedersi. E quindi per me è un flop. Anche in questo caso, se voi avete esperienze diverse a riguardo, fatemelo sapere. Poi, terzo flop, sempre in tema di unghie, è questo levasmalto delicato della Miss Broadway senza acetone, delicatamente profumato. Allora, partiamo proprio dal profumo. Che è un profumo di limone marcio, secondo me, e a me fa schifo. Il fatto che sia senza acetone lo rende molto oleoso. Io non so quali componenti chimici diano però questa proprio untuosità sulle unghie dopo aver rimosso lo smalto. E poi è talmente delicato che non toglie nulla, per cui devo riapplicarlo più e più volte e alla fine, secondo me, stressi di più le unghie, per cui anche questo secondo me è un flop. Di nuovo, se avete esperienze diverse a riguardo, fatemelo sapere. Infine, sempre tra i prodotti, l'ultimo flop che vi presento è questo prodotto della Collistar 3 in 1, come vedete, base, rafforzatore e fissatore. Allora, questo prodotto in pratica cosa fa? Può essere utilizzato come base prima dello smalto, come top coat e contemporaneamente dovrebbe rinforzare le unghie. Io sinceramente, come base, niente da dire, perché è una base trasparente che comunque svolge il suo lavoro, niente da dire. Come top coat neanche, perché comunque fa da top coat, io lo utilizzo e quindi lo considero flop dal punto di vista del rafforzatore, perché anche qui di nuovo, come per il rafforzatore precedente, le mie unghie non hanno tratto alcun giovamento, per cui lo considero tra i flop. Tra l'altro è un prodotto piuttosto caro, costa, mi sembra, sui 13 euro, e quindi insomma secondo me
mi aspettavo molto di più. Ecco, da questo punto di vista mi aspettavo di più e quindi per me è un flop. Ecco, adesso finalmente parliamo dei prodotti top, partendo di nuovo da un prodotto per unghie che è il Trimmed Nail Repair. Questo prodotto mi ha salvato le unghie letteralmente. L'ho acquistato a maggio da Sephora e sono veramente soddisfatta. Adesso, dopo 2 mesi di utilizzo, posso veramente dirlo, anche se io lo sapevo già, diciamo, perché lo avevo già utilizzato in passato, consigliato da una signora che aveva una profumeria, era un'amica di mia mamma, che già negli anni 90 mi aveva parlato di questo prodotto. Di nuovo in quel periodo là avevo delle unghie pessime, come mi era capitato quest'anno. Vedendo, insomma, conoscendo questa signora che invece aveva delle unghie stupende, lunghissime, lunghe così, le ho subito chiesto come facesse ad averle così belle e lei mi ha detto: il mio segreto è il Trimmed. Mi ha parlato di questo prodotto, che allora aveva un packaging diverso, un po' più squadrato. L'ho acquistato e, seguendo anche qui le istruzioni alla lettera, ho avuto un grosso giovamento delle unghie, per cui sono diventate subito forti, ricrescevano, bellissime. E anche questa volta mi è capitata la stessa identica cosa. Questo prodotto l'ho acquistato da Sephora, ve ne parlo nel video haul di maggio, del quale vi lascio il link qui da qualche parte. È un prodotto che costa, perché costa 14,50 euro, mi sembra, e ha una base proteica che praticamente rinforza proprio le unghie dall'interno. È un prodotto professionale, secondo me, perché veramente è molto valido, per cui questo è uno dei top dell'anno, veramente, Trimmed. Poi, prossimo prodotto top, sempre in tema di unghie, è questo levasmalto della Miss Broadway, sempre della Miss Broadway, ma questa volta con acetone. Tra l'altro qua c'è anche scritto levasmalto ad azione rinforzante con dipantenolo, per cui una formula arricchita che sicuramente, insomma, è valida. Io lo trovo valido soprattutto dal punto di vista dell'efficacia nel togliere lo smalto, perché veramente questo, con una passata, con poco prodotto, lo toglie benissimo, e più di qualsiasi altro levasmalto che abbia provato in passato. Io normalmente mi pare utilizzassi quello della Rimmel, che era valido, ma questo è molto più valido ed effettivamente è rinforzante, perché le unghie non ne risentono. Io quando ho iniziato ad usarlo le avevo ancora piuttosto deboli, ma devo dire che, nonostante sia un prodotto comunque che contiene acetone, veramente è valido anche da questo punto di vista, per cui è sicuramente un top. Poi, tra l'altro, è un flacone abbastanza capiente, perché contiene 250 ml di prodotto, dura tanto, perché veramente ne basta poco per essere molto efficace, quindi è sicuramente un top. Prossimo top, sempre per rimanere in tema di unghie, è questa Nail Polish Corrector Pen della Essence, che ho acquistato recentemente. L'avevo vista consigliata su un video di Make Up Bellezza, ciao Sara, ti ringrazio del consiglio, perché è veramente un prodotto molto valido, e costa, mi pare, sui 2 euro, 2-3 euro al massimo, adesso non ricordo di preciso, scusate questa mia defiance, ma comunque al massimo 2,99 euro. E tra l'altro ha 3 puntine di ricambio. Io vi dico, è pochissimo che l'ho utilizzato, sarà 10 giorni che l'ho acquistato e che lo sto utilizzando, ma devo dire, mi trovo molto bene. Vedete, la puntina è già sporca, perché comunque lo utilizzo spesso, soprattutto negli angoli così, fa veramente un lavoro egregio. È ancora tutto sommato piuttosto intinto e veramente un prodotto indispensabile, secondo me. So che esiste anche della Kiko, ma costa molto di più e forse non ha le puntine di ricambio. Questo, secondo me, è valido. Poi anche questo packaging rosa è bellissimo, quindi mi piace molto. Ora, cambiando argomento, un top assoluto di quest'anno, del quale già da un po' che vorrei parlarvi, è questo eyeliner della Pupa, questo eyeliner verde Ultra Shine Eyeliner. Come vedete, ha una forma molto allungata e stretta, e qua è il serbatoio e qui c'è il pennellino, vedete, si apre così, questa puntina in feltro molto precisa. Vedete che l'eyeliner è veramente brillante, quasi glitterato, ve lo mostro brevemente. È un prodotto fantastico, che faceva parte della collezione 50's Dream di quest'anno, della Pupa, della primavera del 2013. Esisteva anche nella colorazione viola, che io da stupida non ho acquistato, ma era bellissimo anche il viola. Ed è un prodotto valido non solo perché è così bello, ma perché si applica molto bene e con molta precisione, è facile da applicare.
E poi dura tantissimo, proprio veramente un prodotto a lunga durata, fantastico, bello. Come vedete io, adesso non so se si vede, ma ce l'ho qua nella rima inferiore dell'occhio. Lo utilizzo soprattutto così, mi piace molto, ad esempio, in un trucco nude come questo, dare una nota di colore con questa linea di eyeliner e mi piace tantissimo. Tra l'altro, in alcune recensioni qua su YouTube avevo sentito parlare di un difetto di questo prodotto che io sinceramente non ho riscontrato, e sarebbe stato che la ragazza diceva che dopo che lo strucca lasciava un alone verde. E io sinceramente facevo un pochino fatica a rimuoverlo. A me personalmente non è successo nessuno dei due inconvenienti, per cui lo rimuovo benissimo, nonostante duri tutto il giorno, e soprattutto non mi lascia alcuni, assolutamente, perché comunque ognuno poi ha le sue esperienze e quindi se avete esperienze diverse anche voi fatemelo sapere. Però per me è un prodotto top. Mi dispiace che probabilmente è in edizione limitata, quindi non so se verrà riproposto e quando finirà saranno dolori, per non dire di peggio. Poi, prodotto top, queste salviettine della Carrefour. Allora, queste salviettine le ho acquistate da Carrefour. Ovviamente, per sbaglio, diciamo così, perché le dovevo dare a mio figlio nello zainetto della scuola. Però poi le aveva già acquistate mia mamma, per cui poi alla fine, per un giro strano, me le sono tenute e meno male che me le sono tenute perché sono troppo belle. Allora, innanzitutto hanno una profumazione freschissima. Questa è la confezione appena iniziata, perché tra l'altro era un pacco doppio in offerta, mi sembra neanche 5 euro, per cui mi sono trovata con, mi sembra, 4,50 euro, 160 salviette. E allora, innanzitutto sono molto delicate e hanno una profumazione che veramente si sente che c'è l'aloe, delicatissima. Poi io, a parte il discorso del bambino, le utilizzo perché vedete, questo è un cajal nero, sono efficacissime. E anche qua vedete che questo è un prodotto veramente a lunga durata, state a vedere. Che questo cajal è veramente tosto, è da togliere perché io vi dico lo tolgo facilmente con lo struccante, ma così un pochino di alone resta, ma ecco, vedete che lo toglie facilmente. E sono poi delicatissime, non danno assolutamente nessuna irritazione, quindi è un prodotto top che ricomprerò sicuramente. Ultimi prodotti top che vi mostro sono questi tre prodotti della Elan, o Elan che dir si voglia, che è una ditta cosmetica genovese che produce creme, prodotti così di questo genere molto naturali. Allora, questi tre prodotti facevano parte di una confezione regalo che mi è stata regalata per Natale da mia cognata. E sono prodotti fantastici. Fanno parte della linea Racconti Fioriti, Storie di Natura in Fiore. Ed è una linea che oltre ad essere molto bella come packaging è soprattutto molto efficace come prodotti. Allora partiamo dal deodorante del quale ve ne parlo nel video tag i miei deodoranti, del quale vi lascio il link se vi interessa andatelo a vedere. Ed è un profumo deodorante all'olio essenziale dell'albero del tè. Allora innanzitutto ha una profumazione floreale ma non eccessivamente dolce, per cui è molto buono, molto fresco. E poi è veramente molto efficace come deodorante. Io quando uso questo sono tranquilla. E quindi vedete, è molto valido. Poi, per quanto riguarda la crema mani, per correttezza vi dico che come vedete è ancora sigillata, per cui non vi dico se è un top o un flop perché devo ancora utilizzarla, ve ne parlerò in seguito. Ve la presento solo perché faceva parte di quel pacco regalo. Infine, della crema corpo invece vi posso dire che per me è un top assoluto perché è una crema profumata, elasticizzante e rassodante, veramente molto efficace. Contiene melograno, vite rossa, semi d'uva, oli di oliva e vinaccioli, cera di karité, vitamina C ed E. È una crema fantastica perché è morbidissima, quindi probabilmente è davvero rassodante ed elasticizzante. Vedete, ha questo colore bianco rosato, bellissimo. Si stende che è un piacere sul corpo, proprio morbida, non è assolutamente pesante come texture, penso si capisca perché vedete come si assorbe subito e quindi non ti lascia la pelle unta, ma se la lascia proprio morbida, vellutata e soprattutto profumata, vi dico che la profumazione è intensissima di questa crema ed è la cosa che mi ha stupito di più.
E per cui veramente fare la doccia, darsi questa crema è una coccola veramente, io la adoro questa crema e ringrazio mia cognata che mi ha fatto questo regalo. Per cui ragazze, questo era il mio video dei top e flop accumulati in questa prima parte dell'anno 2013. Spero che il video vi sia stato in qualche modo utile e vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete opinioni differenti, sia nei top che nei flop. E vi ringrazio per la visione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!